Abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi che sono capitati nella partita, ma credo che nonostante le difficoltà iniziali siamo riusciti a ritornare fuori con coraggio, con orgoglio. Siamo andati in vantaggio, abbiamo subito per delle nostre ingenuità la rete del pareggio e abbiamo riavuto delle occasioni per andare in vantaggio, per poi soccombere ancora con un altro episodio nel finale. Peccato, perché il risultato sta condizionando le prestazioni di livello. Sappiamo che i risultati determinano e noi vogliamo quanto prima invertire la rotta sotto il punto di vista dei risultati, continuando a fare quello che di buono stiamo facendo, perché per me ci sono tante cose buone, però eliminando le ingenuità che ovviamente in questo momento ci stanno un po' condizionando. Ieri lei ha fatto pretattica per la difesa, possiamo dirlo serenamente, aveva fatto capire che Omber non avrebbe giocato, nessuno si aspettava Cassani. Sono state scelte covate nell'ultima ora, dipese anche da fattori fisici, o aveva già pensato di affrontare così il Frosinone in settimana? Ma no, nel finale cerco di decidere quali sono i ragazzi che stanno meglio e che possono andare in campo. E Gionberg sinceramente pensavo di farlo giocare anche prima, perché era arrivato, insomma, ha le qualità per essere protagonista della nostra squadra, come ha dimostrato. E Mattia ho preferito mettere un terzino un po' meno di spinta, perché sapevamo che affrontavamo una squadra forte con due attaccanti forti, pensavamo ci potevano mettere molto più in difficoltà di come hanno fatto, invece siamo stati bravi sia a difenderci sia a proporre il gioco creando occasioni. Ripeto, peccato, perché siamo molto delusi da questo risultato, ma insomma, ho chiesto ai ragazzi di uscire dal campo con la testa alta e credo che l'abbiamo fatto, purtroppo anche con un risultato negativo. Mister, 8 reti al passivo in 4 partite di campionato, è un dato che la preoccupa o è dipeso più da episodi sfortunati secondo lei? Beh, sicuramente sono tante, proveremo a prenderne meno, ripeto, quando riusciremo a cogliere qualche risultato in più, ad avere un pizzico più di fiducia, secondo me saremo in grado anche di levare qualche incertezza che in questo momento stiamo commettendo. Adesso due partite interne di fila, in pochi giorni si affiderà anche qui alla rotazione di uomini, vista la rosa anche profonda. Come al solito proverò a mettere in campo i ragazzi che penso che in quel momento siano meglio, anche se sapendo che ne abbiamo tanti bravi e quindi anche abbiamo modo di poter scegliere.